Bellissimi, bentornati nel Bro Stars originale, l'inizio di tutto. Solo chi c'era in quel periodo lì si ricorderà del Grax che apriva le megacasse. E oggi, a distanza di, credo, 2 anni dall'ultima volta abbiamo visto le megacasse, più o meno, ne torneremo ad aprire una in un video insieme. Ufficiale sul mio account, non sull'app sviluppatore. Per questo in cambio vi chiedo solamente di lasciare un pollicione se vi è scesa la lacrimuccia, magari dei ricordi delle premiere di Grax, dei box opening. Io vi giuro, mi sento male. Iscrivetevi e campanella, stiamo per arrivare a 1.850.000, è fondamentale. E codice Grax alla fine dello shop, uno shop credo incredibile. Allora, abbiamo pacchetto di megacasse, megacassa gratis. Vi ricordate, vi sblocco un ricordo, il Grax che giocava le 3 partite di Sete di Potere con Yoshi, Pandex, Zan, Sgombro e tutti gli altri, e poi alla fine del video apriva una megacassa, che poteva essere magari la megacassa del cammino dei trofei, del pass, prezzi fuori di testa. 5 megacasse, l'equivalente di una skin mitica. Bellissimo questa immagine, mamma mia che pop-up incredibile. Logicamente a noi non interessa, anzi sono qui in questo video per fare la reazione, per farvi capire quello che dobbiamo fare giornalmente per portarci a casa le megacasse necessarie per sbloccare la skin Hyper Skin di Stecca. Che tra l'altro, non so se lo sapete, in live, adesso io sto pure registrando live, stiamo facendo un sacco di partite con gli iscritti eccetera, ho trovato uno star drop leggendario che mi ha dato, aspettate, cade proprio perfettamente, l'hyper di Stecca, top. Mi manca solo da porta Stecca all'11 con l'hyper skin, poi dopo lo sfruttiamo al top, ma seguiranno aggiornamenti. Tornando allo shop, mega cassa gratis che apriremo dopo, seguito tutto quanto il video, c'è un'offerta per Frank, non ci interessa, l'RT skin mitica equivalente di 5 mega casse, è un furto, però comunque ci sarà gente che shopperà, quindi codice Grax a fine shop, punti energia. Ora andiamo a vedere pure quanti gettoni ci dà, in live mi hanno già fatto fare più o meno una panoramica. Mega casse si presentano così a 10 mega casse aperte, e se ci regaleranno delle mega casse nello shop non è neanche male, perché si va abbastanza veloci. Servono 12 gettoni per aprirne una. Se clicco compra megacasse mi riporta, ma aspettate, questa qua che è un'ulteriore offerta? Vabbè, è un filo 8 che si possono sbloccare giornalmente, 80 gemme, 40 gemme a megacassa. Detto questo, si va negli eventi. Oggi li giocheremo, prenderemo i primi gettoni insieme, giusto per tornare al 2019, quando ogni partita che facevi, quando, attenzione, non con le megacasse, ma con le cassette enormi e le cassette piccole che stavano lì al posto del pass e delle missioni, tu prendevi il gettone, quello giornaliero da tutti quanti gli eventi, e li mettevi nelle casse enormi, mentre i gettoncini piccoli andavano nelle casse piccole, e lì arrivavamo tipo a 100 casse enormi, 500 casse piccole. Mi ricordo, vi sblocco un altro ricordo, il box opening fatto sull'account di Gigi in live con più di 10.000 spettatori. Io ero ospite, mi aveva ospitato, e lui apriva tutte quante le sue casse. Quanti gettoni mi dai? Ok, 2 mi sembra, non ce ne sono altri. Dovrebbero poi arrivare delle sfide. Se volete il video su come completare le sfide, fatemelo sapere. 4 gettoni giornalieri in base al cambio delle modalità. Non mi dite che ho già perso un gettone, oppure forse me l'ha messo lì perché è cambiato da 18 minuti. Da quello che ho capito sono diversi per tutti, ma secondo me i gettoni non li mette al cambio della modalità, ma li mette direttamente al cambio delle prime 2. Quando scadranno appunto queste qua tra 21 ore, te ne ripiazza 2 a caso negli eventi giornalieri, secondo me. Quindi sono comunque 4 al giorno, ma attenzione, diventano 5 se si utilizza il gioco ancora. E questo qua lo faremo live, non vi potete sbagliare, tra l'altro fare pure quello lì effettivo del pass. Ma hanno detto che le missioni sono tutte uguali, quindi su quello non ci possiamo sbagliare. Quello che invece bisogna capire, c'è sta un po' di confusione, se il gettone te lo dà se vinci, se pareggi, se perdi, ti dovrebbe dare il gettone in caso di almeno 4ª posizione. Andiamo a vedere. Se sono ammazzati tutti, io sono entrato in una showdown. Ok. Tanto ho messo un attimo in pausa, chi è live, Salmo. Che sta succedendo in questa showdown? Stanno fuggendo tutti quanti
dal poliziotto RT? Pronto? Pronto? Ma so bot, credo. C'è qualcuno? Allora, vediamo la fight finale, ma il problema è che vi la bottarella. Vieni qua, Meg. Sto lottando comunque, ragazzi, col caldo. È una cosa incredibile registrare con due fari. Ma si è messo il robottone. Come me la gestisco? Non me la gestisco, ragazzi. Non me la posso gestire. Fermi che lo butti... No, non lo butto giù. Va bene. Finalmente possiamo vedere se ci dà il gettoncino. Dimmi di sì. Arusta. C'ho sempre molta paura. Primo star drop giù... Ragazzi, ultimamente... Guardate, io sto live, no? Faccio pure una bettina. È vero che abbiamo trovato ieri il leggendario, quindi in teoria non dovrebbe uscire leggendario. Ma da come abbiamo visto nell'applicazione, potrebbe diventare mitico. Ultimo schippetto! Epic. Comunque, ultimamente c'è una fortuna incredibile. Vabbè, raddoppio XP. Va bene. No, ragazzi, scam incredibile, non ci credo. Ah no, Boni, 1 su 12, fermi. Mi stava prendendo un colpo, ma non l'avevo visto il gettone. È quello? Ok, no. Io vorrei andare a provare le nuove modalità. È vero che ci abbiamo un annientamento, la possiamo pure fare sperando di vincerla. Poi dopo le due modalità ed infine la prima mega cassa. Ma vi rendete conto? Anzi, vi immaginate se Grax... Considerando che è nato sotto uno star drop, lui trova l'hyper skin nella prima mega cassa. Ci voglio neanche pensare, ragazzi. Non ci voglio neanche pensare. Ok. Esploso uno. Boni, perché Barry fa malissimo. Io cerco di buttarlo giù. Vorrei prendere... Quello lo chiedo io col gadget. Ricordalo, Grax, che c'è il gadget, eh. Eh certo, però... Ma che sto quei bot? Ma che stanno a fare, frate? Allora, questa modalità, è vero che chi è tutto maxato probabilmente le mega casse se le shoppa, però questa modalità qui di fare, chilo lui, di fare tutti questi gettoni giornalieri è un problema per chi sta scalando, perché ti costringono ad utilizzare magari dei brawler, è vero che vai col team, però devi utilizzare dei brawler giornalmente su altre modalità che magari non avresti utilizzato per scalare. Occhio all'Otis, c'ho un ultimo gadget che vorrei utilizzare per schiantare gli avversari. Occhio al cavallo. Ferma l'equino, ferma lo stallone. 6-4, dai che lo chiudiamo. Mentre se avete i brawler bassi è molto semplice fare queste missioni. Forse è anche meglio, secondo me, rispetto alla modalità quella degli ovetti. Perché gli ovetti lì, raga, se c'avevi le mutazioni, uno che aveva shoppato e c'aveva il team perfetto con le mutazioni, The Melody, The Ringio, The Hank, quella roba là, facevi veramente il delirio. Ora io sto un attimo troppo dietro. E tra l'altro stiamo 7-7 e mi hanno pure mutato. Ferma la stella marina. Vorrei togliere, se posso, la stella marina e l'ho killata 8-7. Dai, ne mancano due. Oh, 9. Così vediamo se in caso di vittoria. E il cavallo dove stava? Qua sotto. No, se n'è andato. E il cavallo. In caso di vittoria dovrebbe darci tranquillamente un'altra stellina. Poi dopo modalità nuove. Non c'ho il gadget, era perfetta. Quella kill era perfetta. Occhio al cavallo. Non so se riesco a prenderlo. Togli lui. Speriamo che non prendiamo doppia kill sul finale. Ci posso credere, la sfiga. Allora, una showdown persa, una showdown vinta, credo quei bot. Una persa e una vinta. Vabbè, tutto intrattenimento. Veloci, devo prendere i gettoni. I primi gettoni giornalieri, tranne per la gioca ancora. La gioca ancora poi la rifarò con i miei amici bellissimi. Ma non credo che le vinceremo queste, ragazzi. Quei random è il delirio. Poi a 200 coppe sembra più difficile delle partite normali. Quella se ne arriva, ha sprecato il secondo gadget. Meg sta pushando come... non lo so. Capito, ragazzi, perché le persone faticano a scalare su Brawl Stars? Perché se tu non c'hai un team, se tu non c'hai un team, quello non l'ho killato, devo aspettare ad utilizzare il gadget. Se tu non c'hai un team, ma come caspita fa? Ok, abbiamo fatto una killetta. Lascio un'altra lì. Giustamente, se ti esponi così tanto, che ti succede? Ce lasci le penne. Però scusate, come facciamo a capire se il gettone è di duo o di showdown singola? Sto cercando di colpire, un altro colpettino e quella va giù in caso.
Vabbè, ma io non capisco come fanno a morire in quel modo. Quello lo tolgo io, 4-6. Ma come fai a prendertela con Lily? Che stai a fa schifo, Meg? Il problema è infinito di Brawl Stars, non c'è niente da fare. Non c'è niente da... Ok, ha fatto una kill Lily. E se la prendeva con Lily, tra l'altro, eh. Se la stava prendendo con Lily. Ci terrei a precisare quello. Io però ho messo la testa, non devo mai mettere la testa. Ho probabilmente sbagliato, a meno che io faccia una cosa un po' così, ok. E m'ha killato. 8-6, non devo mettere mai la testa. Vai Poseidon, carriala, almeno tu. Ha fatto una doppia. Dimmi che almeno facciamo l'opposto di quello. Eh no, mi sa che questo deve far push. Ho provato, ragazzi. Ho provato. Me va giù. Il corpo me va giù. Oddio! Esattamente l'opposto della partita di prima. Va benissimo così. Le abbiamo chiuse finalmente. Per il meme, tra l'altro, ho scavallato pure a 300. Ho fatto danni in annientamento. Bellissimo. Ma il gettone. Arosta. Ah, eccolo. Alla fine di tutto quello che abbiamo preso, te dà il gettone. Bene. No, non mi dire. Non mi dire tutti i Mortis. Però aspettate, quindi mi prende il mio Mortis e mi porta alle coppe del mio Mortis, credo. Siamo tutti 500 coppe, pure questo è da spada. Dio mio, ragazzi. Mi stanno a costringere a utilizzare Mortis e le bolle, raga. Per fortuna c'è una bella skin. Mi piace almeno quello. Come fai a riprendere un Mortis? Anzi, tre Mortis che ti scappano con le gemme. Che fa questo? Devo fuggire, fammi fuggire. Ma non c'è sta il gadget. Ah, certo, perché è il Brawl quello del passato. Ah, occhio, altra correzione. Non si perdono le coppe. Però ci dovrà essere un minimo di... Aspetta, la ulti. Un minimo di matchmaking. Cioè, in base a cosa va. Ora lo scopriremo, eh. Oh, sembra quasi andata. Occhio, arrivano i pipistrelli. No, no, perché pushi con le gemme, frate? Ma... Perché il push con le gemme, Adrian? Vai, coglilo, fuggi via! Ve difendo io, fratelli! Ve difendo io! Fatto una doppia, mamma mia, Grax, meglio di RZM. Meglio di RZM, frate! Delirio, totale. Sì, fa l'ulti su di me. Vabbè, questa è stata abbastanza veloce. Probabilmente sono stato fortunatissimo. Sempre solida animazione. E ci dà il gettone numero 3 giornaliero. Benissimo. E noi intanto stiamo facendo il record delle coppe. Ma riguardava il rettino, non riguardava questa modalità. Perché questa modalità non dà coppe. Ah, è totalmente casuale il matchmaking. L'ultimo gettone. Poi prima mega cassa. Ci siamo divertiti. È stata veramente una lotta a fare questo video. Ma finalmente ho raggiunto il mio setup di aria fresca. Qui non so quante partite serviranno. No, no, raga. Gun Games. Non arriverò mai quarto, ragazzi. A meno che becchi quelli scarsi. E uno ha fatto già un first takedown. E chi è a posto, raga? Mi sento marchissimo. Quello è il leader, bisogna killare il leader. Coglilo con Mortis, vai! Ok, io l'ho killato io il leader. Quindi sono diventato Mortis. Vorrei provare a cogliere eventualmente i Dynamike. Forse... Olè! So Dynamike, raga! Sono main Dynamike, il problema è che Mortis mi massacra. Recuperiamo. Devo killare i Colt. Beh, è carina sta modalità, eh. So qui. Spike si potrebbe togliere, attenzione. E me l'ha tolto Mortis, però. Maledetto. No! Ma come 200 di vita? Ah, perché siamo livello 9. Siamo cappati a livello 9. So quinto, dai, devo arrivare almeno quarto per prendere la stellina, credo, eh. Però veramente carina come modalità. E mi devo sbrigare a salire. Ma come una... No. Bomboclat! No, è vero, 9! LOL, ma come quinto? Non fa più 4.000! Io non urlo mai poi di solito, sfatando il mito. Bisogna rigiocarla perché sì, giustamente la stellina sta là sotto. E in caso di vittoria ci dà pure il gettoncino giornaliero. Molto carina come modalità. È vero che non dà coppe. Giusto per farle giornalmente. Se parte con tutti i Colt, ho sbagliato la prima kill. Se avessi fatto la prima kill, sarebbe stato top. Dove sta? È un autoclicker. No, è mio però quello. Raga, sto smirando. Ma cosa? Si può saltare con... Aspettate che va giù quello col Dynamike, certo, perché c'è la prima star P.
Mannaggia del Colt. Mi hanno messo il primo brawler, il più difficile. Oh, l'ho fatto? Occhio che potrei andare a fermare lui, però è anche vero che se mi acchiappa per bene coi colpi, mi può massacrare. Ci provo, dovrebbe essere scarico. Ok. Fermi che la recuperiamo. Dai che... No, ma che sfiga è! Non l'ho preso io. Era killato, mi è arrivato il Mortis sotto i denti, mi è rinato lì. Vai col Dynamike, da una macchina. È bellissimo il fatto che ti dà le skin che ha impostate. Ma dipende come sta messo il King. L'ho killato io, attenzione. Mocio Spikes. Killa per Pocious. L'ho killato io, attenzione. E se andassi sul... No! No! Frate, te devo dire una cosa all'orecchio. Te devo dire una cosa tra amici. Ma perché non ti fidi? Una cosettina tranquilla te devo dire. Dalla Mike, perché sei fuggito? Questo mi sciotta. Mi viene pure a prendere. No, il Mortis mi ha salvato. Provo a fuggire. Sì, ma non c'ho la ulti, ragazzi. Provo a fare il cambio di rotta. Te lo devo dire all'orecchio. Mocio Pocio. Mi manca poi solo Franco. Partita incredibile, sono quarto. Attenzione, dalla Mike. Dalla Mike, dalla Mike. La voglio vincere io. Per la prima mega cassa. Non devo andare a prendere Franco, però. Sono sincero. Il più forte nel mondo, lo avete qui davanti a voi, la vince Grax. Però questa partita può boostare il contenuto non solo di questo Star Drop, ma esatto, va benissimo così, della prima mega cassa di Grax, di questo ritorno delle mega casse. Ah, giustamente siamo 4 su 12. Ripeto, la missione la faremo. Non ci sono problemi. Posso prendere i blinghetti. Ok. Ne abbiamo 7000. Posso comprare anche delle skin. E vi dico che la mega cassa la reperirò a 47000 iscritti. Iscrivetevi. Prima mega cassa. Io non punto all'Ever Skin. L'Ever Skin può rimanere lì. Prenderemo prima quella gratis, poi l'altra valuteremo. Ti prego, da questa mega cassa io voglio sentire quel profumo di schippetto luminoso. Il codice Grax c'è, sta alla fine dello shop, va inserito prima perché boosta sempre il contenuto, lo sapete. Cornaso, vado, mega cassa gratis. Mamma mia. Era il 2019, era il 2020, ragazzi. Che usciva fuori Aprimi. Eccolo, è buggata, lampeggia l'Aprimi. Ai tempi se laggava l'apertura era bella piena. Vado. 5. Dovrebbe esserci, mi sa, qualcosina di onesto. Probabilmente. Oppure trovo tutte le risorse. 4. 3. 7 gemme. Fermi tutti. Schippetto luminoso. Pure 400 bling. Non male. Già è bellissimo avere lo schippetto luminoso. Mi sto emozionando, sono contentissimo. Però a sto punto balliamo e quindi spero non Frank, perché poi ho le versioni quelle base, non vorrei ricolor né di Frank né di Bull Vikingo, che però poi ho il primo regale, c'ho la Jessie quella lì estiva, c'ho la Jessie draghiera, quindi tutte quelle non possono uscire. Ma attenzione, non credo sia Bull Vikingo o Frank, perché penso che dopo ci sia il pin. Ti prego, una delle nuove skin. Sicuramente non può essere l'Ever Skin. Va bene, va bene. Quello rosso versione del Milan, skin esclusiva per questo evento. Ottimo, non ci possiamo lamentare. La prima mega cassa, sicuramente meglio dei ricolor di Frank. E poi sotto... Più più, bene. Grax subito fortunato alla prima mega cassa. E questo è solo l'inizio. Shopparne altre, ragazzi. Cioè, mi maxerei l'account se le shoppassi. Durano solo per 2 giorni. Poi faremo altri video. Rimanete sintonizzati, cose. Magari un box opening da 100 mega casse ve lo porto. Ragazzoli, vi ho spiegato come ottenere i gettoni, come funziona la mega casse. Sono stato fortunato come sempre. Vi ringrazio per le iscrizioni. Iscrivetevi, è gratis, perché faremo altre live. Codice Grax ovunque. E lasciate un pollicione se volete altre mega casse. E fatemi sapere, le devo aprire ogni volta che le sblocco oppure le accumulo e poi facciamo il mega chest opening alla fine? Non lo so. Un bacio a Grax. Ciao belli, ciao ciao.